Buonasera, buonasera, di nuovo in diretta dalla Palatacca dopo un paio di settimane di sosta. Pronti a raccontarvi l'ennesima partita di Palamano e oggi Match Crew, ospite al Palatacca, appunto c'è la capolista SSV Bixen. Partiamo subito velocemente con le formazioni. Partiamo ovviamente dal da Brixen che oh. si schiera con numero 1 Volarevic, numero 2 Di Giulio, numero 3 Sirot, numero 6 Bulzamini, numero 7 Dapiran, numero 10 Arceri, numero 11 Stricker, numero 18 Coloduc, numero di scusate, 17, numero 18 Andri Talli, numero 19 Ardiani Baldi, numero 21 Capitano Virrer, con numero 30 Mimikos, con 42 Oberolenzeller e con <ride> 55 Bersakov. Passiamo ai padroni Grande di casa. Luca. Eccolo qua. Ecco qua Cassano che schiera con numero 12 Monciardini, con 14 Lazzari, Quella. con 19 Saitta, col 27 Labruna, col 29 Branca, col 30 Bassanese, col 43 Salvati, col 44 Kabir col 24 Drandic, col 77 Dorio Capitano, con numero 81 Visentin, Visentin, numero 85 Mazza, numero 91 Savini, numero 93 Riva, numero 99 Albanini. Bello. Ovviamente a guidare le due squadre abbiamo Davor Ciutura per il Brixen e Matteo Bellotti per il Cassano. Arbitri dell'incontro, anche loro importantissimi e fondamentali, senza i quali non si può giocare. I signori Cal Carrino e Pellegrino, coadiuvanti dal commissario, l'inossidabile Marco Trespidi. Bene, che salutiamo ovviamente. Chi vi parlava era Luca Basile. Chi vi parla adesso era Cassio <ride> Petti. Ringraziamo subito la crew, sì. qui abbiamo Davide Cenci alla telecamera. Davidone. Cristiano Bragion alla console tecnica sì, e grande. il nostro Davidino Bianchi è qua ma è al alla, diciamo, alla reparto test per nuova strumentazione che verrà appunto provata in questi, queste giornate, poi vedremo se sarà applicata nella prossima stagione. Bene, quindi... Tanto nel frattempo è partito il match. Anche questo parte 0-0 Luca. Primo possesso palla per uh... il Brixen in maglia verde, pantaloncini chiari. Cassano solita tenuta, Maranto completa, pantaloncini e anche maglietta. Vediamo doppio pivot per il Brixen. ha ah, subito pescato. Prima rete del match. Sì, abbiamo il life motive, caro Luca, del match dove ci saranno i pivot che eserciteranno grande importanza in questa partita. Vediamo possesso palla a Cassano in questo momento. 1 Brixen 0 Cassano. Uh, minuto si sc scocca adesso. Un minuto Cassano di partita. Doppio pivot una... anche il Cassano. Savini salvati ah, e Mazza. I terzini per Eh c'è poco spazio abbiamo... e Panini. Oh subito. subito. Mi sembra volare. Volarevici Esatto, Sì, sì. Dicevamo Saitta e Branca sulle ali. Pivot uh, Dorio. Uh, gli devo dare subito Luca una crocetta a volare. Invece. mi dispiace ma te lo devo dire. Eh. Che vuol dire una bella paratona. Invece la conclusione di Dapperan si scontra sul palo, quindi uno di fatto. Può attaccare Cassano. Salvati in penetrazione, uno contro uno, ancora Eh, c'era Dorio mazza, uno contro uno. Ma lo viene tiene contratto bene. Non molla della serie, mai mula 1-0 Brixen di L'Ucraino arrivato in questa stagione per il Brixen. 5-1 Brixen, caro Luca. Sì, difesa profonda con Andri uh, Tiballi. Che credo giochi solo in difesa. Vediamo se poi ci sarà un cambio attacco e di difesa. Ma Dorio cerca di muoversi. Sisa, doppio pivot, cambio di direzione, va tutto difficile. È ancora... Opposta, e ancora Sembrava... gol! Sembrava preso, grande mazza! Sembrava poterci arrivare e volare, invece la palla gli sfugge via. Dopo aver incocciato su. È un po' alta la palla, di incrociando giocatore del Brixen, vuole dare sulla diagonale a sua ala, ma il passaggio è troppo alto. E poi l'ala era molto indietro. Questo schema va bene quando l'ala riesce a sfruttare la superiorità, così è, eh, era puro scarico, ma anche sbagliato. Uno pari. Devo dirti che il gol di Mazza mi ha stupito perché tutti pensavamo che con la mole di Volarevic in bocca, sembrava in bocca, sì, e poi deve essere gli passata in mezzo alle gambe. Su, sì, sulla coscia, probabilmente ah. non è riuscito a gestire il rimpallo. Ecco che scarica, Savini riporte con Mazza, guardate la dinamicità di Savini, ovviamente che questa è la caratteristica, ah, palo. palo sulla diagonale, sulla, sulla traslazione laterale, subito... Ecco, riprende, ma difesa schierata Cassano cambio. Il giocatore della Brixen sì, che era sui 6 metri. Sì, di, come di dicevi, Giulio. bravo Luca. Di cioè, Giulio a prendere il posto su, sull'ala destra. Eh sì, quando c'è l'occasione del, della seconda fase si sì, porta il giocatore sui 6 metri, e poi uh, gioco schierato. 5-1 anche per il Cassano, per sì, esatto. Salvati. Un inizio inedito di sotto, porta ancora. -0, doppio 0, pivot, addirittura a perde la palla, ma risale. Ma ci mette una mano. Un giocatore del Cassano, sì, sì. Sì. Uh, bravo Doria, che ha seguito a scalare il movimento dell'ala. Che risaliva, tentate a sorprendere tutti. Gianluca D'Apina, ma non ha sorpreso Doria, no, con la sua manona, era lì che fondo. seguiva con le sue Saracinesche. Però... Ci prova, Savini, e eh, ha perso l'anticipo, ma anche eh. il tiro del giocatore del Brixen. Bella. Questa, non ci sono studi caro Luca, si sì. parte subito a 10.000 all'ora. Aveva preso il tempo la difesa e i balli ma poi conclusione sì, troppo alta, alta non ha imperito Monciardini che ha osservato la palla diciamo, scorrere sopra la traversa. 5-1 profondo Savini a destra. Abbiamo mazza a sinistra. Dorio che ovviamente se la gioca uno contro uno sui 6 metri vedete lì la difesa del territorio ancora adesso abbiamo massa centrale vediamo ora partiranno i movimenti vedete scalato subito Savini l'ha riandato, gli eh. è tagliato bene il giocatore Volarevic non lo vede lascia la palla non e ha, si riparte non ha occupato lo spazio dopo aver aperto a difesa doveva occupare lo spazio dove Savini ha lasciato andare il pallone ma... Sì. Era un pelino in ritardo Dorio, quindi azione sfuma. Sì, ma peccato. anche il difensore del Brixen, quando ha visto Dorio, ha tagliato sulla diagonale e la palla è diventata semplice, ma perché ha molto astuto il giocatore del Bersanone che ha visto che andava, doveva coprire quella diagonale lì, Stricker, subito Moncia eh, prova a sorprendere ma Montardini ha sul dai pezzo. che partiamo Mazza, Finta non ha servito D'Orio, arriva Mazza Rimorchio, ancora, Scala. guardate la velocità, cambio di direzione Salva non ha più soluzioni, Se poteva entrare sì. ma perché aveva superato sì. Dapiran sì, era sulla sua sinistra sì. aveva guadagnato quel ma lui mezzometro... aveva già deciso di scalare la esatto, palla, non è ha il limite di e gioventù, di gioventù è quello di avere sempre due opzioni, l'attacco profondo senza sfondare Infatti e lo scarico per liberare il compagno, ma non si è accorto che di sì, era... mezzo metro di Italia non era fermo. Eh. Ecco, persa la palla del Cassano, per un coso va subito l'ala della Bressanone, e adesso sarà gioco manovrato, non si segna da un po'. Ultima sì, rete del sì. Cassano al secondo minuto. Siamo già a Sì, quasi tiro di sesto. mazza, ci ricordiamo. Pivot guardate Balli come lavora. Eh, entra. entra lì, entra lì. Entra entra lì. Avete visto come è riuscito a penetrare nello spazio. Lui ha eh, impegnato lo spazio. quel punto, poteva tra un giocatore e l'altro, poteva solo essere rigore. Sarà Stricker a incaricarsi. Numero 11 azione. del Brixen. Sì. Andiamo sulla ribaltuta, ragazzi. Potrebbe essere la ribaltuta di qua. E invece segna 2-1 Brixen. Sblocca il risultato dopo qualche minuto. Sì. Ricordiamo Brixen capolista, anzi magari andiamo a leggere il Bravo Luca, la sono molto curioso. Che vede appunto Brixen condurre con 14 punti, Sassari 13, Merano 12, Conversano e Fasano 11, Pessano 10, Cassano 9, Bozen 8. Albatro 7, Fondi 5, Rubiera 4, Romagna e Campo Italia 1, Carpi 0. Cassano che viene da una bella vittoria ho sul letto di letto di Bolzano. Il campo in realtà era quello di Eppan, perché si giocava Eppan, però diciamo in casa del Bolzano, in bella caso. vittoria sabato scorso, grande, infatti, quando ho sentito, ho detto mannaggia. Sabine... Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, l'aveva già superato a destra, è stato tenuto, direi che stavolta. Avete visto la dinamicità di Savini, che con il cambio di direzione a destra aveva era andato nello spazio. Passivo, Attenzione. mazza, bella difesa Savini, del Brexen. Sì. Molto bravo, ah, molto bene. Attenzione. Attenzione, due minuti. Vediamo. Allora il possesso è gioca... lasciato al Brixen. Però eh, due, viene... minuti del del Brixen. due minuti, il numero 17 del Brixen. con due minuti. L'arbitro di fondo aveva capito e ho visto il, gio... il gioco irregolare del giocatore del Brixen. Collo Duke prima di andare su, su Referto con una sanzione disciplinare e non con una marcatura parte direttamente per due minuti, quindi si è saltato la pancia dei cartellini gialli. Sì, chiaro, però detto... ha ritenuto il uh, disturbo grave, grave mm. precedente al tiro, quindi poi Mazza è arrivato alla conclusione che si perde di poco qualche centimetro dall'alto del palo, però Brixen che affronta questa azione in uh, inferiorità numerica per quanto riguarda i giocatori in campo, però, però... gioca l'extra play quindi... Sei giocatori in movimento e porta sguarnita. Porta sguarnita. Ricordiamo che è importante prendere il pallone in questo Attenzione, caso. Lascia i balli Cambio di direzione, passi. Perde palla, cambio di che... direzione, passi. Eh, però il Cassano perde l'attimo perché non avevano sì. ancora effettuato la sostituzione. Però... ma perché nel cambio di direzione il, il giocatore Brixen aveva scaricato, quindi non ha potuto il Cassano prendere possesso. Ricordiamo in quel momento la porta era sgornita Cassano, che invece adesso attacca con la superiorità numerica. Sì. Il pixel eh, in questa sì, adesso zona di sì. difesa piatta. Rinuncia ovviamente al giocatore avanzato. Eh grande oh, oh! traversa grande Savini, cambio di direzione ma non so se Volarevic l'ha toccata perché... credo che abbia fatto in tempo a deviare sì, però la palla si impenna con, sì, con, la, con la punta del piede si l'ha alzata, toccarla. è andato palla sulla traversa nata, picchia sulla traversa, poi allora al, gliene devo all dare anche del questo del perché c'era Savini solo sui 6 metri dopo un cambio di direzione fantastico sinistra-destra ed era andato a destra alla sua destra. Abbiamo parte opposta. Striker uno con il cambio di direzione. Poco andabbi, spazio. Risale, geni, sale, sali. Fondo. Se lo prende. Va che va. Ah, mazza. Sì, 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 sì. sì Polo, Però. Buona, è buona, buona, buona. Ci ha creduto Branca. Ci ha creduto. L'arbitro di fondo era lì a guardare. Praticamente cosa faceva l'ala del Cassano. Ma Branca, visto che la palla ha impattato sul palo, rimbalzata al ribelle per il rientro in campo e ha staccato oltre i 6 metri, è riuscito a colpire la palla prima di atterrare sull'area e quindi gol valido, due pari, bel gol, bel momento. Sì, soprattutto bravo Filippo a Ecco, ha perso la palla, Attenzione. ci va, Savini, ci va, guarda, nessuno lo segue, peccato, perde sì, la non, possibilità. Non la seconda fase in questo esatto, caso, sì. essendo esaurita la penalità, Volari cioè, aveva già ripreso il suo posto tra i pali, quindi... Però mi piace ovviamente Dorio che, avendo recuperato la palla, ha detto, prima cosa che faccio la metto al sicuro, la do Savini. Eh, sì. <ride> Eh sì, effettivamente perché da lì può nascere tutto. Anche perché c'è una regola: hanno scritto che i pivot però seguono dipendentemente. Sì. I pivot non devono Deve... mai, ma proprio mai portare la palla Secondo esatto, parte. o lanciare o qualcosa del genere. Esatto, I pivot devono lasciare la palla il più possibile centrale. Al ah, più e vicino, corner, libero, qualcuno... e puoi andare. Doppio pivot, Savini, scarica. Mazza, uno contro uno, nove metri. Molto attenzione, buona passivo, la difesa, molto passivo, buona la difesa del Brixen. Già due volte che il Cassano è in passivo. Mazza centrale, Savini è voluto andare di là. Dorio se la gioca, va ha, ha tirato. L'azione era buona, ma passivo ancora. Sì. E quindi ha dato l'arbitro un fallo. Pochi passaggi per il Cassano. Pivot ci va. Palo gol. E gol, due minuti, vediamo: due minuti al numero 7. Gol del Cassano, 3 a 2. due al Cassano, 3 a 2. Quindi il gol di Saite è stato convalidato. È stato convalidato, c'è stato protesta del numero 7 del Bressanone, l'arbitro immediatamente ha indicato. Due minuti al giocatore del Bressanone. Mi piacerebbe vederla quella azione lì perché è stata molto bella. Sì, diciamo, probabilmente sì. Dampina si lamentava sul non fisco del passivo perché il Cassano ha sì, subito aveva 9 passati, metri sì. e poi mm. c'è stata la battuta dei 9 metri e poi Savina ha scaricato ancora una volta molto, però probabilmente avanzavano ancora una, un passaggio quindi e quindi l'arbitro ha ritenuto regolare adattivo, ma eh, erano ancora i, i, pass passaggi, i passaggi regolari re residui consentiti Okay, il degli apri, noi, non contato, quindi... noi, noi ci fidiamo perché comanda a loro e quindi il gol era valido. È abbiamo avuto due gol strani il, il secondo diciamo. e il terzo del Cassano, che non sia indicatore di qualcosa. Epa, eh, si è fermato, passi. Subito Moncia, non ci sarà contropiede. Gioco manovrato, Savini. Uh, Collo Duca che ha commesso in fase di passi, ha cercato di fermarsi e poi ripartire ma nel, nel complesso del movimento ha, sì. ha messo i piedi a terra quattro volte infatti Questo perché ha uh, un... uh, uh, cercato di avere un doppio appoggio in realtà e eh, guardo lì è subito Volarevic ma c'è il pivot Dorio che l'accoglie dalla spazzatura la palla e la fa diventare ora depositandole in rete. Grande Dorio ci ha creduto. Ancora Volarevic caro Luca, mi sa che para eh, sì, sì. alla grazie. Grande. Gliela devo dare anche allora, questa. Lui. Però ho notato una cosa, sì. già tre palloni respinti sì, sono sì, stati tutto Credo che non vorrei sbagliarmi, ma in settimana si se sono allenati perché sapevano che Volarevic E eh, quindi ha detto abbia, si sono allenati sulla ribattuta, sulle ribattute, credo sì, che sia stata preparata, perché sì. no, sennò... E eh, la presa Moncia, ma è entrata. 4-3. Coro Diuke si fa per donare, l'ora precedente, a corsa a distanze. Luca, ma la, la classifica hai detto prima? È a parità di partite? Eh? Eh, no, anzi, addirittura credo che il Brixen abbia saltato qualche match perché è impegnato anche in. Ok, in Coppa. quindi. Ecco Dorio ancora! Prende deposita! Secondo gol di Dorio! Uè, io ho detto che era la partita del pivot in un momento non. non sospetto. Eravamo al secondo minuto. 5-3. Ma il Conversano non ha guardato la sequenza, è partito. Diciamo, i campioni d'Italia hanno avuto qualche defiance. Allora il Conversano ha una partita in meno ecco. e hanno fatto un pareggio, mentre per i Brixen è una partita in meno, ma sette vittorie su sette partite. Mannaggia. Mannaggia! allora seguirò un po' meglio. Eccoci qua: Brixen che va, cambio di direzione, si gioca. Savini lo vede, lo tiene. 9 metri perché non ha lasciato i balli che uno, il fallo era già fischiato, i due si devono conoscere bene penso. Sì, eh. sì, sì. <ride> Eccolo lì, balli ma il pivo c'è! Ah, l'aveva capito Savini, conosci cosa fa il balli? Adesso va a tirare. Eh sì. E segna i balli. Sì. Il balli ha giocato qua con noi una sola stagione ma ha lasciato bei ricordi. Sì, me lo ricordo. Ardian, grande giocatore, grande ragazzo. Beh anche Savini che è tornato. eh Grandi ricordi e ora grandi cose che vediamo al momento. Infatti avete visto lo scarico al pivot, lui li aveva già intuito subito, ci avevo messo la manona. Peccato che la palla gli è scappata, è ritornata in possesso 5 di balli 5-4. 14 minuti, siamo quasi a metà del primo tempo. Mazza Savini si sì, lotta in mezzo alla difesa. E che oh, ci va! Momento, ma... eh, rigore due minuti! Rigore due minuti ancora. No, ai balli, i balli, i balli. Sì. Balli perfo Innocenzo, ovviamente il fallo era ancora di sì, Colo, ma sì. credo che per i Bix vada bene così vada perché, bene così perché secondo sarebbe me. stato il secondo per Colo. Che è eh, stato sì. un, un piccolo problema per sì, esatto, mi va Mazza, nessuno l'ha ribattuta. hanno molto fiducia di Mazza, caro Luca, è come giusto che sia. <ride> Io però, lì perché la palla potrebbe ritornare a destra con Volarevic di qua di fianco al numero 7, attenzione Mazza. Giustamente due minuti, guardiamo. Gli arbitri stanno verificando la situazione. Eccolo qua che il tavolo dà la conferma e mi ritorna Mazza sui sette metri. Certo che verrà lì e la mette, e la mette il 6 a 4, pensano che si riporta avanti due reti, sì. soprattutto ancora due minuti di risultata numerica. Bix yes. come... a 2 precedenti, extra player, extra player, porta libera dentro. Bersakov mi sembra, sì, numero 55. Ricordiamo che uh, ritornare in possesso palla in questo momento per il Cassano anche solo oltre a evitare il gol è anche vuol dire facilità di realizzare. Scarico Savini è andato fuori, troppi, troppi fuori del Cassano, ma è bellissimo eh, gol. Uh, Con uh, palla Girella. Girella. Monciardini in qualche modo, tocca ma non riesce sì. a per fermare l'abbrivio del pallone. Palla girella addirittura al centro porta che diciamo sfiora le caviglie di Monciardini e si depose in rete sfruttando l'effetto. 6 a 5, adesso però l'inferiorità numerica in difesa eh della, sì, no? della Bressanone. Cioè. Eccolo lì che va! Sì! Savini, è ovviamente, come al solito, cambia direzione a destra, difensore del Bressanone cerca di tenerlo, di spostarlo, gli ingagli la traiettoria. Ma Savini ha spazio, pivota tagliato. L'altra parte, un chilometro quadro, Difenzione eccolo lì. Turnover anche per il Cassano, quindi qualche istante di riposo per Mazza. Dentro Simone Labruna, che bene a ha patto contro Bozzano, a Eppan, uno degli assaluti protagonisti del match. Bene, anche lui, vedete, una difesa profonda, va molto sul suo. Ecco, adesso che è andato. Eh, Moncia eh. ci va ha, ha, ha capito l'angolo ma ci è arrivato con un decimo di secondo di ritardo era sull'angolo giusto ma col momento sbagliato Ancora una rete per 7 a 6 andiamo a vedere la Bruna a destra per Collo di Giusto la seconda rete consecutiva sì. ecco che l'ha liberato Branca yeah. ci sta su Volarevic e fa un bel 8 6 con un bel scarico, bello scarico di Savini non che è semplice tirare dall'ala con volare, no? no devi... Non lo invidio minimamente, no? Assolutamente perché? hai sempre l'opzione di tirare quando hai l'orecchio a terra, perché a quel punto lì li hai provate tutte. 18 finte, stai atterrando con l'orecchio e diciamo che in questa esposizione non esistono tiri facili con convolare, no, no. ci importa. Ma dall'ala poi con quell'angolo chiuso esatto, che si è preso, ecco. Banca in questa occasione, eh sì, l'ha presa, l'ha presa lo sfondamento, grande e contento. 8-6, Cassano sta giocando molto bene. Due Giovincelli abbiamo come eh, sì, terzino sì. destro e sinistro. C'è l'allenatore del Cassano che si sta divert divertendo, sta, facendo, sta giocando di quei giolli che metà bastano. Ha iniziato a fare turn per avere uomini più freschi possibili mentre doppio cambio attacco e difesa. Ti quindi... sì, devo dire che i primi eh. 15 minuti tra, tra Savini alto. e Mazza la, Bruna, eh, sì, la Bruna non aveva brivio, non aveva più spazio dipesa, inferiorità numerica al Cassano crucio. ne giocherà e eh sì e eh, eh sì eh sì. questo è il coso, i balli con braccio a destra, scavalcamento a sinistra quel punto lì un chilometro quadro e deposito a rete, l'avevamo detto l'errore del giocatore del Cassano non è solo di aver sbagliato il gol ma di aver tenuto la sua squadra in inferiorità numerica e i balli questo lo sapevano non perdona no 8-7. E, e sono questi sono errori di gioventù. E... Quando tu entri devi segnare perché altrimenti dirà eh, passi. Per passi per passi, per passi per li ho una. visto. Cambio direzione a destra e poi ripartito a sinistra. Direi due errori. Va bene. è mi... indisturbato, ancora i balli. Gol. La palla va un po' sul voto, un po' sulla spalla di, di Luca, poi rimpalla in porta. Rimpalla in porta dei gol, 8 pari. 1-2 del, del Brixen che ha approfittato di due palle in attacco giocate male da Cassano. Intanto c'è da credo o asciugarlo, addirittura a cambiare il pallone perché ovviamente è impattato su un giocatore sudato, su una maglietta e è diventato oltremodo viscido neanche con la pece si può fare il miracolo di renderlo giocabile. Tutto da ripare, Cassano che ha provato un paio di volte a lungo sul più due Sì, abbiamo visto anche dei bei due minuti per il Brix, se non mi sbaglio, non ho visto grandi due minuti per il Cassano. Ecco che è rientrato Mazza, perché ovviamente l'azzardo dei due Giovincelli ci è costato caro perché errore, gol in contropiede e poi dopo secondo gol del. Ecco che mi va Mazza, scarica Savini, va, deve scaricare dobbiamo ripartire praticamente da fermi sì, non, non c'è più abbrivio non c'era spazio per Sabati infatti eh. passivo Mazze in qualche modo aveva scaricato il sudorio Adonio, è arrivato il, il fischio in anticipo passivo due. due che Devo va sulla con... sì Carica. scelta perfetta con Saitta con Mazze che non aveva più soluzioni Preso 9 metri, ha scaricato sulla diagonale lunga, pivot ha cercato, è, si era visto che aveva già preso spazio quel pivot lì, l'avevo già visto che il suo spazio se l'era preso e il centrale non faceva altro che seguire il pivot nei suoi spostamenti di guadagno di terreno. Ancora il pallone Luca. Mimico, Pivot Greco che si è fatto trovare pronto l'appuntamento sì, visto come ha creato lo spazio mettendoti in posizione di vantaggio sul difensore e poi è, si è spostato sull'altro difensore sempre in posizione di vantaggio e la centrale non ha fatto nient'altro che servirlo no, facile a dirsi eh. interessante notare come su nove eh, reti per parte ma entrambe le squadre hanno mandato in reperto ben cinque marcatori diversi fino a questo momento mi sembra di vedere un bel tabellone. Un gioco con... molto ampio su, su entrambe le squadre. Sì, tre volte e eh. due minuti il Brixen, però mi sembra e di partita vedere. partita decisamente gradevole per questi 20 minuti. Ecco che mi va, c'era un chilometro quadro e eh, oh. non ce la fa stavolta. Branca addolcisce il tiro ma prende il palo. Peccato, aveva superato l'arrivo. Ma la traiettoria è eh. troppo precisa. La palla incoccia sul palo. Ecco, oh, bravo, ci va, va ci crede. tienilo dalla, Arriva lasciala, seguilo, va, Branca. ci va e eh, ha voluto rigore due minuti, è andato a interferire su Branca nel momento della... Hai visto che diagonale che ha fatto Branca era pari praticamente in contropiede, è riuscito in due passi ad infilarsi nello spazio che a quel punto aveva il vantaggio. Ed è rigore due minuti. Parlavamo di tanti due minuti del Bresanone, eh sì, non vorremmo che... In quarto, non vorremmo però che con quattro uomini sì, diversi. però dopo forza di distribuire il roster ti viene Prima la poi. sovrapposizione. Eccoci qua Mazza, eh. Attenzione, Mazza con 9 pare. Il mazzo a tiro dei 7 metri. Capello corto il Mazza noto. 20 minuto, siamo un terzo di gara. La tocca a volare poi tenta di. Ah, là, bah, il giocatore del Brixen la recupera, eh, recupera la palla in aria. L'alberto di Fonto non fa nient'altro che riscontrare, e ridare la palla al Cassano. Quindi rigore sbagliato non ah, so se Cassano ha parato a è... volare sì, mi sì, la, la deviata è lui sul palo e allora sì. lo, lo devo dare adesso però mi aspetto qualche croce Monciardini eh, lo, stiamo, sì. lo stiamo chiamando 9 sulla ha provato i balli anticipati. sì Marco, ma la palla era in aria esatto, anticipando troppo e quindi possesso il istituito a Cassano con Savini deviata Viro, la palla è andato a seguire il movimento di Savini e gli ha messo le manone sì, il giocatore bu, bu, del Bresanone. Bravo. In, in difesa deviare questo pallone. Rimessa dal fondo Dorio Savini, salvati che si è spostato a sinistra. Salvati il doppio pivot. Savini. Mazza ancora. Ah. Chiama una deviazione Saitama Saït, ma, Saita ma non, non glielo dà l'arbitro di fondo. E palla al Bressanone. 9 pari, 21-17. Ancora il portiere, portiere player. power player. Power play e quindi vediamo il Cassano che è fondamentale per il Cassano metterci la mano su quella palla, riuscire in qualche maniera. 5-1 Cassano. Addirittura addirittura massa anche profondo. Tiro di palla, i balli. Finta, poi va a destra. Tutti lì, tutti lì, tutti Colo lì. Rissale. passivo. Non so cosa ha dato l'arbitro. Ha time chiamato out. time out. Sì, alla fine penso che sia stato concesso il time out. Vedo partire 60 secondi, quindi Infatti. segnaliamo che c'è il time out al minuto 21. Primo time out del match. Se lo gioca Brixen, probabilmente vedeva difficoltà nella manovra offensiva. Ciutura sì. ha deciso di fermare il tempo per uh, sviluppare nuove tattiche con i suoi giocatori lo vediamo lì con la lavagnetta a disegnare movimenti e schemi capisco abbiamo visto le due squadre partire a mille non ci sono, non ci sono stati periodi di studio quindi ovviamente poi il Cassano sta giocando i suoi, i suoi ricambi con i, gio, con i giovani perché ovviamente sia Mazza che Sa, Savini molto molto sfruttati anche lo stesso Dorio devo dire perché ha fatto i suoi numeri sì, in non difesa è quindi... visto capire in questa partita infatti e quindi mi aspetto ovviamente il gioco dei cambi molto importante, però devo dire che il Bressanone con quei due minuti lì e siamo al ventunesimo dovesse prendere un altro due minuti prima, fine del primo tempo. Il secondo tempo potrebbe avere qualche problema. Perché se il Cassano ci concentrasse giocando sul giocatore con più espulsioni, potrebbe effettivamente creare. Eh... Sì, diciamo che comunque, uh, come detto prima, il Marco diverso, quindi anche per i BIC non c'è un giocatore faro, quindi se anche dovesse uscire un giocatore che ma... somma di, di due minuti, ha dimostrato di avere coralità di gioco, potrebbe sopperire senza grosse difficoltà. Passivo? Eh, Monciardini, non ci lo chiamiamo, lo chiamiamo, Monciardini arriverà. 19 Bressanone. Ripartiamo, mazza a destra stavolta se vieni centro. Credo che sia... No, non è il primo vantaggio perché è la prima rete del Brix, però insomma primo vantaggio dopo 20 minuti per il Brix. Sì, è vero. Dopo escluso l'uno, il primo gol è il primo vantaggio. Ora invece si trova ad inseguire. Sì. Dorio esce. Partiamo come preparazione. Savini sinistra, Savini, sinistra, centrale, scarica. Ecco, vedete come hanno paura di Savini? Vanno subito sulla diagonale. Scarica Mazza, lì si ferma, riparte. Giovancello deve darlo. Savini, trova il barco. No, uh, fermato. 9 metri passivo. Savini sarà passivo, esatto. Dorio riparte Mazza. Vedete come Savini va a liberarsi, giocatore... Pio... ecco Dorio, subito, bagnione, taglio, in area. taglio in aria. Bello lo schema comunque, Savini... Non c'è movimento, ma l'arbitro ha detto che ha pestato la riga. Quindi nuova di fatto, attenzione perché Bix è una posizione del più due. Sì. Di Giulio, riprende il gioco con i balli e Colo Duke Strick poi si riporta a sinistra. In questa fase c'è, Andriti balli in posizione di pivot. Bravo, bravo il giocatore del Cassano che si è sacrificato per lo sfondamento e per non farlo il giocatore del Brix è andato molto largo e quindi punto. il tiro è stato non coordinato e lento, non fuori, aveva più angolo di porta e, e non aveva, a, non non aveva brivio porta, per ma... non fare sfondamento, quindi è andato largo ed è stato bravo il giocatore del Cassano perché gli ha chiamato lo sfondamento l'arbitro non gli era dato ma il giocatore di Brick sì. ha dovuto allargare per evitare lo sfondamento sì. non è riuscito a coordinarsi eh. bene per il tiro comunque ecco. risultato ottenuto il risultato ottenuto dipesa. ecco oh. Dorio che bello scarico si che gli aveva palla, fatto. Ma aveva recuperato un bel pallone non, facile. Sì. non era facile perché era lì da, da terra grandi giochi ai Savini che va adesso su Mazza, Val ancora Viene Mazza, cambia, eccolo lì, eccolo, oh, bello, bello all'incrocio sopra la spalla dolce. La palla che tocca la maglietta di Volarevic è eh, parata, eccolo qua. L'ha chiamato Monciardini, esatto. Glielo diamo. Riparte Cassano, mi sembra un po' in inferiorità. E là, ecco che va, c'è pivot libero, va, sì, entra ancora, e ancora, sì, sì, sì. sì. Due gol del Giovincello, Luca. Due di gol del Giovincello. Salvatiche... Eh, ha portato gio... 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 da 19, gio... 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 10, pare loghi... 11, 10. La che prima bello col gol primo sulla spalla. spalla con la palla che volare, sfiora la maglietta di Volarevici e si infila all'incrocio dei palli, noi eravamo giusto in, sulla direzione del tiro ora in invece il secondo l'ha messo sul pallo lungo tocca sì. Volarevic ma non riesce a fermarlo la palla si insacca, quindi 1-2 di Salmati che ribatte, riporta Cassano avanti, attenzione però eccolo, già, tocca, non è sì, sì, sul pivot, sì. Recupera Buon, Sabini, bene, bene, bene. Dorio, bene bene, bene, bene che ha fatto una difesa aggressiva ma pulita, pulita, la differenza del Cassano è che fa difesa di gruppo e di densità e pulita. Guardiamo per il Cassano ancora nessuna sanzione, né due minuti né cartelli gialli, quindi stanno difendendo in maniera egregia Sì, sì, sì. Giocando anche Ma sul timing, la sì. scelta giusta del tempo. E come quando sei superato devi lasciare il giocatore andare, perché ovviamente mi va a scarico. Tiro deviato eh, ma il palla rimane in campo, recupera i sì, mani, sì. può ripartire il contropiede del Brixen. Però, già, però mazza sulla diagonale, ritarda, perfetto, così si riparte. Uh, Luca ci sono stati dei momenti in cui ho visto addirittura tre giocatori del Brixen a giocare pivot sulla, sulla parte centrale dell'area. Sì, tagliano molto sì. sia Dapiran e anche il terzino opposto quindi giocano molto col doppio pivot, poi inizialmente Cassano giocava anche in 5-1, ora è tornato una classica 6-0, però ovviamente sulle difese profonde con, si gioca spesso con uno più pivot. Attenzione, ha ah, sforzato e nessun fallo, difesa pulita, debona difesa, 11-10 Cassano, 26-22, la partita si sta mettendo... Dopo che, è in dopo che è andato sotto di un gol, che abbiamo detto quel 20 e quel minuto, il Cassano ha recuperato subito e sta condicendo con possibilità di andare al Prope. più due. L'ultimo tiro di collo di Ucchi che ha incrociato molto forzato. Una buona però. La scelta di incrociare, ma eh, ma era molto ma lontano e forzato. Troppo colposo La palla si perde sul fondo. intanto siamo dalla parte opposta. Mazza, Salvati, Salini. E... Non Si capisce che lo stesso Salvati sì, è andato Salvatis a recuperare. Cassano, inferiorità del Cassano. Inferiorità del Cassano, l'avevamo detto. Il Cassano è tornato male. Ha perso palle, non è tornato ed è stato punito subito si vedeva solo tre maglie amaranta con quattro maglie verdi che stavano andando e ti devo dire Luca che andavano anche lentamente sì. e i difensori gli altri giocatori del Cassano non hanno assolutamente recuperato l'abbiamo andata per persa, bruttissimo bruttissimo Mi segnale è Versa, infatti non è piaciuto. ha visto il calo di tensione sui ragazzi e Bellotti ferma tutto e si gioca il suo time out anche perché poi non avrebbe potuto utilizzarlo nel secondo tempo diciamo, visto che è palla bene certo. fa a usarlo in questo momento Certamente, perché mancano pochi minuti? Me, mezzo... Non mi è piaciuto questa perdita. Pallone perso sì, esatto, e non c'è la forma mentis perso... di tornare a scheggio sui 6 metri. Poi ne parliamo. Sono sì. tornati in tre gli altri non so, a rimorchio erano molto distanti. Esatto, la palla ci sta anche perché ci sta, per ci ci sta in però tempo, la lo sciame che parla, torna però... in difesa deve essere un alveare che si ammucchia sui 6 metri. Sulla ripartenza del Brix, non c'è stata attenzione no, no, dei nostri giocatori? No, 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 no assolutamente oh vedo super laser come sta sì, andando cosa sì, mi sì, dici? Eh, no il recupero procede bene gli, i tempi sono quelli si, si pensa che possa essere in campo al ripreso del campionato dopo la pausa invernale quindi la prima di, dice, di gennaio sicuramente sarà in campo adesso è in panchina per, per stare in gruppo per stare con la squadra chiaramente non è disponibile oggi gioca anche il temporaneo anche la serie 2 a Belluno quindi mh, non c'è necessità o possibilità di portare altri giocatori a referto e quindi giustamente eh, Alberto ha è spesso più volte volontario di stare insieme alla squadra si allena anche se a parte però viene qua tutte le serie in settimana ad allenarsi quindi è, è giusto che quando c'è possibilità sia col, col gruppo anche in panchina yes possibilità Cassano avevo la possibilità più due persa sull'11-10 possesso palla 11 pari e tre minuti alla fine ovviamente importante a questo punto è anche importante il Cassano che faccia delle Azioni profonde per forzare un po' la difesa del Bressanone e diciamo generare altri potenziali due minuti. Carica ecco, Dorio! No. Wow! wow. Anche sì, volare, ma Riccio. che tiro ha fatto Dorio! Ha fatto un mollaccione! Ha fatto! Però è entrata! Non ho capito perché non, ha, non aveva più uh, carica sul eh, braccio. Sicuramente temeva di pestare la riga, quindi ha preferito sì, lasciare eh. la palla alla fine. Sì, infatti ha, ha dovuto, dovuto smettere il pallone per non fare più danni. 12-11 Cassano, Valare, due minuti alla fine. Ferma, quindi Cassano che si porta avanti. Ma siamo già dalla parte opposta. Bixen, ecco, e andava persa, presa quella prova, lì. Non l'ha presa subito, quindi deve ripartire. Eh, la messa, e la Manona ce l'ha messa, bravo! Grande Dorio e grande Monciardini! È eh, un possesso palla importante, Luca. Non è una parata, ma vale come no, vale, tale vale come un gol in due tra Dorio e Moncia. Perché la, la, la Manona ha bloccato il tiro e l'altra mano ha evitato che la palla rimanesse a Bressanone. 1.30. Allora sarebbe fondamentale sì, segnare un segna gol, questo gol andare sul riposo a più due. Il manuale direbbe gol e 2 minuti, scusami Luca, però vabbè. Chiedi troppo, vediamo. Ah. Beh, Volarevic rifiuta la mano di Ma perché che... l'ha tirato in faccia? Non ho visto sì, che cioè la palla è finita in faccia a Volarevic. Ma, ma, ma non ha fatto neanche un tiro forte. Esatto, certo. ah, la, era un palombella che tra virgolette ammazza ha subito il fallo, quindi lui non ha sì. tirato ma semplicemente ha perso il possesso della palla. <ride> che poi in maniera si sì, è andata sul volto. Ma non era un tiro, era, no, era una no. palla Infatti, era un abbandono, palla. Era. Peccato: la seconda possibilità del più due Luca eh sì. un minuto alla fine per il Bressanone che penso tirerà 23. Ah no, 29.02, abbiamo un disallineamento tra, quindi seguiamo il tabellone 29.08, 29.10, 10 secondi, ecco che va il ok, e sono 29.15, c'è la possibilità per il Cassano eventualmente, si va, lo tiene, buone, lo tiene buone, Savini, 29.21, il tempo non si ferma, 29.24. Ecco, possiamo recuperare. Quasi allineato, un, di, un secondo Attenzione. di differenza ah, ah, Monciardini. Tocca a Monciardini. Ma non riesce a fermare ancora Versakov. Dai, po dai, Dorio. Dai, dai, dai. Mancano 22 però... secondi, ragazzi. Dai. Quando è stato chiamato in causa, ragazzi. Ma non stanno partendo. Manca 20 secondi alla fine. Cosa aspetta Cassano? Su, attacco veloce. Dai. Ma prima Savini mazza. Cambia di direzione. Mazza ancora. Non riesce a servire Dorio. Palla buona, con, ok? Finisce, para... così, finisce così parato col, col ginocchio. Volare sembrava sì. non essere reattivo, però un po' di, di fortuna perché la palla era indirizzata vicino al coppio. È riuscito distinto a alzare la gamba e a respingere col ginocchio. Poi sì. è stato fortunato, perché la palla invece di, è schizzata molto lateralmente. In quelle occasioni, Lala. Di solito del comunque 12. Pari Luca, eh. Sì, diciamo, primo tempo che va in archivio con in assoluta parità e possiamo dirlo, probabilmente, quello che hanno fatto vedere le due squadre in campo direi che il risultato ci sta, il Cassano ha provato un paio di volte a allungare però, eh, ovviamente, me... la, la forza del Brixen ha permesso di rientrare massimo vantaggio per il Cassano, due reti Brixen solo due volte in avanti di uno diciamo, parità giusta e ora saranno necessari i secondi e 30 minuti per stabilire chi porterà a casa l'apposto può esserci ci sarà anche la divisione anche a 60, della stessa come, posta come certo caro Luca qualche minuto di pausa ci sentiamo fa poco a ciao papì, ciao Eccoci qua pronti a raccontarvi il secondo tempo di Cassano Magnago Brixen, valevole per la nona giornata della Serie A Gold di Palamano. ricordiamo Brixen capolista con 14 punti derivanti da 7 vittorie su altre altrettante gare. Il Cassano insegue a 9 punti. Sanno che giocherà questo più un possesso palla difesa del di Brixen più profonda. 5-1. Savini prova a liberarsi, ma commette in fase di passi. può ripartire Brixen. Attenzione, palla ad Arcieri. E prima rete per lui. Schierato in questo secondo tempo. Stefano Arcieri. Per il resto, formazioni pressoché invariate rispetto alla sessione di gioco. Savini, Mazza, Salvati, ancora Savini, prova l'uno contro uno, si libera! Grande! Mette la palla dove il buon non può arrivare. Slalom gigante di Savini, caro Luca. In fazione di, di aria in, in attacco per uh, Brixen. Eh, ecco vediamo... che mi va! Va anche boh, in che ancora. Fa, una, fa un fiore. Mannaggia, cosa mi ha sbagliato. Sull'uscita di Volarevic che ha occupato tutto lo specchio da porta. Ha dovuto sì, allargare sì, la traiettoria. Sì, ma non c'era nessuno. Aveva 4 km quadri di campo. Non... Mannaggia che... Peccato, peccato. Mannaggia. Io dopo... Quando sbagli i gol così tornare in difesa ti dispiace. Perché dici scusate ragazzi. Chiama, chiama, chiama il pivot che vuole che vada dietro. Doppio pivot, largo così, vedete come tengono impegnati gli esterni. Ecco lì, riparte, balli scarico, pivot dietro, ma ci mette la manona d'orio ancora. Tutto, tutto più difficile, cambio di direzione, bella difesa del Cassano. E ci mette Monciardini! Primo palo! Vedo una grandissima difesa della, del Cassano che ha impegnato. Adesso Mazza voleva asciugare il campo. L'arbitro dice di continuare. Passivo a gol di Mi dispiace che difendeva, non ha usato le manone per coprire il primo palo. No, anzi, scusate, era Bessakova spostato il Bessakova. Vedo che entra un altro portiere del Cassano, Luca, ho visto. Sì è il turno di... eccolo qua, Nicola Riva Ho visto che dismetteva la maglietta della tuta. Che gol che ha fatto Savini con lo slalom gigante, me lo ricordo ancora. Mi sembrava di vedere uh, Tony Gustav Eccolo sì, qua. Sì. Ah, sì, dai, ripartiamo ragazzi. detto Tomba, ma siamo di generazioni Beh, diverse. siamo di generazioni diverse. <ride> Comunque, anche il mitico Tomba l'ho visto anch'io. Ecco, Quastanini doppio pivot, va. Ah, ah, attenzione, attenzione, ti dicevo, 2 minute. Vediamo un attimino, 2 minute a chi? Vediamo se è già il numero 30, se è già... Due... perché? L'abito di campo ha ah, fischiato... Due persone diverse? No, l'abito di campo ha fischiato l'invasione del pivot. Però poi la, il, il, il ballo viene sanzionato, quindi sarà possibile. Possesso palla a Ma il secondo, due minuti, è il numero 30 o no? Eh, Mimicos, te lo dico subito. No, è il primo per Mimicos. Eh, allora si distribuiscono bene. Brissanone è riuscito a prendere cinque, cinque. espulsioni momentanee, ma con cinque giocatori diversi. Mm -mm. Vediamo. Intanto... Oh, Bassanese è entrato anche. Anche il portiere che dicevi tu, Luca, cambiato portiere Cassano, quindi sta. Forze fresche, inferiorità numerica, subito fuori Volarevic e power play. Attenzione perché Brixen è sì l'uomo in meno, ma ha, per la prima volta in, durante il match il possesso palla per il possibile più due. Cassano eh, mannaggia. Deve sì. Non far scappare la capolista. Sì, caro Luca, è un momento topico. Striker 1 contro Bravo uno, Mazza manco, buona che buona va buona. sulla palla, bravo Mazza che come per non permettere di liberare il braccio è andato a mettere in cassaforte. Cambio, cambio ancora, lo tiene Dorio, lo tiene Dorio, sì la manina è buona compalla, e la manina itta. è buona, non c'è nessuno e si va a segnare. Grandi, l'avevamo detto Luca che c'è il rischio di prendere qualche gol col power play. Bravo Saíta, a capire Grande le Saita. intenzioni del passaggio sui balli e a trasformare. Poi la sai porta cosa vuota? ha fatto Saíta? Saíta poteva tirare di prima intenzione con la porta vuota, ma lui ha cercato il contatto con, la, il, difensore della, con il giocatore del Brixen. Perché ha detto: Se mi fa anche il fallo in questa fase, magari gli hanno anche due minuti o tre gol. Cos'è? Due minuti a Dorio, il primo. Arbitro di fondo individua Dorio come un. Atto scorretto molto ovviamente nei confronti del pivo del Bressanone, primo due minuti del Cassano. Sì, siamo al 44 ⁇ La particolarità di questo match è che non ci sono stati i cartellini gialli e credo che ormai... A questo Sono partiti punto, subito quei due subito. minuti. Quindi abbiamo un power play del Bressanone e quindi è una superiorità numerica sì, caro Luca. Cassano rimane con l'ex rapé, quindi. Cioè scusate, rimane, rimane con, senza portiere, quindi con un uomo in più in questo momento di movimento sì. rispetto a Cassano. 6 di movimento Bressanone, 5 Cassano. Eh c'è spazio. Bravo! Bravo eh, Bassanese! Bravo Bassanese a andare sul secondo! Ha sporgato Beh, quel passaggio sì. su Versakov guardate come solello. cerca di tenere larga stricca da fuori mani deviato. subito ha deviato ma c'è Bassanese che la dà sì! Sì! Palla Bassanese. sì, Cassano bravi bravi Bassanese molto presente su questa partita sì. nell'entrata deviazione di Mazza sul tiro sì. che stava diventando Beffardo per Riva Riva riesce con colpi di Reni a respingere la palla poi la palla sta uscendo ma Bassanese riesce a raccoglierla e da terra a scaricare senza commettere il palazzo di passi, Quindi eh, grande palla recuperata grande tanto vediamo in campo anche Vicentin. Giacomo Vicentin. cambia tutto anche per il Cassano extra play, fuori riva dentro Visentin, appunto perde 9 palla metri. Marza, ma ha subito anche fallo 14 palla, Pari c'è la possibilità più dura, meno se non ricordiamoci Luca un fatto pericolo, però siamo sempre in questo punto di vita numerica perché eh, Mimico si ha già scontato i suoi 120 secondi. Vai eh, passivo! Sfondamento di Salvati. Eh, se l'è perso! Se perso. Per ma Cieri, sì. che va a realizzare. Se l'è perso. Io direi che lo sfondamento ci sta a Luca, ma non ci sta la reazione al possesso palla di Bressanone, Il Cassano deve essere molto più reattivo. Sì, Cassano oggi ha perso pochi palloni. Beh, in attacco, diciamo che ne ha persi. Bisogna essere onesti, però 4-5. Su quei pochi persi non c'è stata, non la stata la reazione. Degli altri sì. Questo certo, sì. va segnalato, è una cosa su cui Matteo dovrà lavorare. Sì, eh, certamente, in, perché in può succedere, perché? ma la tua recupero, la tua scheggia deve essere, tu devi essere in 6 sui 6 metri in una frazione di secondo. Guardate, scarico Cassano molto dinamico eh, ah! eh sì, eh sì. Famoso più due. A... Tu, Luca, hai detto che abbiamo perso pochi palloni. Eh, per sì. me ne abbiamo presi tanti. Ne abbiamo persi tanti. Beh, Io insomma, me ne ricordo due, due il primo tempo. Me ne ricordo. Me ricordo la palla data allo stesso giocatore che adesso ha segnato. E adesso. Sì, diciamo qualche pallone. Cioè... Perdere 7-8 palloni al e ne ha pressi un po' meno. Bressanone, normalmente il rientro difensivo può limitare sì. i danni a queste pallone in pressa, invece oggi ad ogni pallone perso è sì, sì, un disastro. Superiorità numerica del Bressanone e gol. E ovviamente se dai occasioni di sarà. questo tipo a Bressanone, eh, eh, non, non te le perdona Luca. Tanto nel frattempo ha chiamato time out Bellotti perché ha visto i suoi ragazzi in un momento di difficoltà. Infatti, infatti, infatti. Si gioca subito il primo time out del secondo tempo, il secondo globale. Allora un... Luca la regola del power play qual è? Non puoi perdere la palla. Quindi passaggi sicuri, nessun sfondamento, niente di azzardato ci deve essere il 100%. Perché altrimenti... Poi, soprattutto, è debilitante per la squadra che sta facendo uno sforzo pazzesco in certe persone. Vediamo che sono molto sfruttati, molto intensivamente attivi. E ovviamente, puoi perdere la palla così. Abbiamo Sabini ancora centrale. Dorio. Sì, diciamo che poi quando sei in questo centro di riporta sguarnita, devi fare le cose più semplici per i binari. Assolutamente. Cioè, la regola è. Ovviamente grande movimento, creare la superiorità, cercare due minuti al gol ma mai perdere palla, sfondamento, cose del genere, perché altrimenti è finito. Poi soprattutto bisogna inventarsi nulla in perché non bisogna fare cose che i tuoi compagni non si aspettano sì. che tu faccia perché sono quelli che mettono in difficoltà. Ecco che mi va. Ah ma dove stava arrivando con la gamba a volare, ci hai visto? Mi ha ricordato... È la la classificazione gestita bene in, in, in Power Play perché... Eh, gol subito, gol della Bressanone con... Striker. Uh, striker. che coglie di sorpresa la difesa centrale del Cassano che non ha neanche alzato le mani. E quei famosi più due gol del Bressanone è riuscito a prendersi Luca. Per una volta siamo riusciti ad andare 14 pari poi no. Cassano che deve recuperare i due reti, momento difficile sì. del match, mazza la Bruna dentro in campo. Eh, ce l'ha fatta, si è creato, ha tenuto il giocatore del Bressanone Si era e... affezionato, si era Sì, però non ha fatto fallo grave, è andato giù con lui, l'ha accompagnato, rigore ci sta. Sarà Stricker, Popolaro. Oh, vediamo il Giovincello del Cassano, va che faccia che ha contro l'esperienza di Stricker. Ah, in sì. mezzo ha visto che si è spostato e gliel'ha piazzata. Trit sì, che fa il cambio più 2 eh Bressanone sì. 18-16. Ora siamo in questa situazione di stallo sul sì, più 2, che fanno segna, ma risponde Brixen. Quindi qualche minuto che Brixen ha conquistato il mini break e ora lo, lo cercherà sì. di difenderlo fino alla fine. Eh, eh doppio pivot Savini va poi esce penso... Mazza lo ridà Savini guardate la dinamicità è andato in mezzo che bello cambio di direzione a destra sembrava che traslasse invece si è infilato nello spazio tra i due giocatori a quel punto l'era imprendibile imprendibile grande che bellissimo Sarebbe da rivedere 20 volte il rallentatore, questo movimento naturale che a lui viene come bere l'acqua. Entra in quello spazio, e eh, a quel punto non può più essere controllato. E deposita in porta. Tutto bellissimo, 18-17, proprio un gesto tecnico fantastico. Sodavini ancora si va, tiene giovane, prende tutto ma Bassanese la dà e la scarica a mazza perché stava facendo area molto bene. C'è la possibilità del pareggio Cassano. Buonissimo l'impatto di Bassanelli sulla sì, partita, buonissimo due sono recuperate sì. in pesi importanti, sì, intratto, un gol uh, quando è stato chiamato al tiro, quindi sicuramente... Tutto 100%, direi, concentratissimo, la voglia gli ha fatto far sì di fare tutto bene al momento giusto. Questi sono i segnali che, Bassanese, Bassanese, che in panchina 35 minuti, ma quando è entrato in campo era già... Uè, questo, attenzione, a questi sono, uh, sarà a rigore due minuti. Vediamo, si parlano i due col. Vediamo chi, due minuti è già andato. I balli? I balli, sì, sì. Ed è è il secondo, no? I balli, sì, nel suo caso è il primo giocatore a. Dovere il secondo. Avere la seconda sanzione disciplinare. Che è praticamente. E poi è sarà, è, ovviamente, tiro da 7 metri per Federico. Supermazza. Marta. A me non piacerebbe tirare 7 metri con. Ad Vai tu che mi scappa da ridere. Supermazza. Un momento importante perché c'è la parità in gioco. E la mette, e la mette, gli fa alzare prima la gamba destra e poi dopo la schiaccia sotto la gamba sinistra. Con il brivido, ma Dove addirittura volarevis perché aveva il piede d'appoggio, ha cercato di andare con la manona, eh? 18 pari, sembrava irrecuperabile Luca. Eh, comunque Babbo Federico ha ripresentarsi sì, il dischetto sì, anzi, sì. sulla linea dopo l'errore precedente però non è assolutamente facile grazie a Soppaffina Federico Attenzione. Grande che c'è! C'è! No, gli ha dato la palla alla Presanone eh, sì, ehm. perché toccando la palla ha praticamente servito il passaggio volontario il eh, passaggio volontario portiere. Se invece cercava di darla ai compagni di squadra ma il rischio che lo dava all'avversario. Tutto facile da qua. 5-1 per il passivo, Cassano. Passivo. Passino, guardate, due va, Savini, ma ce lascia! Mm -hmm. Lasciali che era già andata via Lala. Ovviamente lui non lo poteva sapere perché pensava di avere il giocatore dietro. Eh sì. poi risolve tutto ancora Versacov, l'uomo del destino perché nelle situazioni più complicate non ha molto utilizzato il servizio dei compagni. Sì, sì, ma 100% con la necessario rating, Momenti complesse. topici, sì. Savini centrale, mazza a destra, Bassanese alla sinistra. Se non sbaglio, Branca di no. Saita. La buona, Terzino a sinistra. Savini. Terzi, Savini, eccolo lì, chilometri quadrati per Saita. 19 pari. Ancora extra play per Bixian che se mancano solo 7 secondi poi potrà rientrare tra i pali Volarevic. Striker, Versacova, ancora Striker, cercherà uno contro... Oh, oh dove è andato, va oh, dove è andato. Uh, è alta, l'ha presa, tra un po' ci sarà passivo. Striker uno contro uno, incrocia ancora con Versacova. Grande, ma... grande! grande Dorio al momento giusto grande Dorio è andato a stoppare tutto però strano che non abbia fischiato passivo ah ci vuole time out di, time out parte di, di Bressanone Dopo La, quella, buona quella difesa lungo, del Cassano il Cassano, sì. Cassano ha rimesso le cose a sì, posto quindi... ha fatto vedere di essere concentrato in campo e soprattutto di crederci Luca e quindi a questo punto è Ciutura che deve fermare il gioco e, e sì. inventarsi qualcos'altro anche perché si trova una difesa del Cassano molto attenta Luca comunque diciamo una, una bella partita con uh, novità tattiche da parte parte dall'altra due allenatori molto attenti e pronti a, sì, a giocarsi a anche delle varianti esatto partita sicuramente piacevole molto per, bella uh, diciamo per uno spettatore imparziale sì, divertente certo. noi che siamo noi un, siamo un, po, un po, tiratica, po' di parte po sfendo, quando c'erano sotto meno due <ride> detto, ma di quando c'era più due del casano era <ride> un po' più <ride> azzina <ride> esatto e eh, vabbè Diamoci tutora sempre con la lavagnetta, quindi si stava inventando spiegazioni. Invece Volarevic cambia opinioni con probabilmente sì. quello che è il preparatore dei portieri. Beh. comunque Si esula da quella che è la tattica di gioco. Sì, chiaro, perché anche lui sa cosa deve fare da, di da difensore. E quando è chiamato per il power play sai che deve correre fuori veloce. 19 pari 43 a 16, quindi non siamo ancora a metà del secondo tempo. Abbiamo Og Ogni partita un portiere vede il suo compagno due minuti e sa che deve correre in panchina. Ah, esatto. Ce cioè, la rigiochiamo così? Mm, esatto, passivo Luca, passivo. Abbiamo visto due passaggi, 3. Mano ce l'ha messa! Deviata, quindi sarà rimessa dal fondo per i il... Big Ma... Col conteggio o no? Sì, sì, no, il conteggio. conteggio rimane. Sì, 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 sì. Quindi... Un altro. Credo che dovrà tirare. Molto passo bene. La Cassano, Cassano ha riconquisto per sua palle. palla. Scopo, scopo ottenuto di andare in vantaggio. Dopo aver superato un metro di picciola, Cassano al 43esimo alla la palla del riportarsi, riportarsi avanti, in vantaggio una rete sola, assolutamente diciamo, ma diciamo, partita che per ora rimane in equilibrio la situazione è quattro giocatori del Bressanone con 2 minuti, un giocatore Iballi con due volte due minuti quindi con un po', ecco io su quello giocherei molto, su quel giocatore perché Iballi è stato il fulcro del gioco fino a questo momento palla ah, per la... Saita che palla che ha messo oh, no la prende ancora sì, però... no, l'ha fatto fallo su Saita fallo Viene chiamato, sì, chiaramente Saita ha preso palla, ma si era avvantaggiato il fatto di essere passato in aria Quindi palla restituita a Brixen, quindi nulla di fatto, ora è Brixen che può riportarsi in avanti, quindi abbiamo perso la possibilità di andare sul più uno eh sì. Luca. Sto vedendo perché volare si avvicina a panchino ma solo per dissetarsi. Pensavo per giocassero un 8 contro 7, ma era, invece era solo andato a dissetarsi Adesso palla. avete visto che cambia il gioco del Bressanone, adesso è molto più varioso Cente che esce, ah. eh. la tiene Mazza. È rientrato dall'area, sì, è rigore. è rigore perché ha ripreso la posizione sul pivot. Passando in area, ci Guadagna sta il tiro di 7 metri. Greco Mimicos, ed ora sarà come al solito. Streaker, vediamo. Ma io per la legge dei grandi numeri, non ti saprei dire, 15. dico. Cioè. No, oh, in mezzo alle gambe ancora. Grande Striker, riesce molto bene a capire il portiere che movimenti fa soprattutto con le gambe e poi le piazze sicure. Per striker, terza realizzazione dalle linee a 7 metri. 5-1 profondissima su tre, della su tre tentativi, quindi 100% dai 7. Sì. E credo che non abbia tirato dal campo, fammi controllare, ma No, ha fatto anche un gol uh, in azione. Gioco. Sì, sì. Oh, no! ah, gliel'ha presa, volare, la devo dare. Sudorio, mannaggia. Sudorio, mannaggia, servito benissimo. Una mano, mannaggia, Inizione, mannaggia. Nuovamente è più 2. mi stringere i denti. resistere dentro arcieri all'ala. Mannaggia, che parata che gli ha fatto. Presa una eh, mano okay. passiva. Vediamo. 1. 2 persa e... la pala 3 e c'è ah, andato. Ha ah, provato il tiro da fuori ma si allunga. Arriva con la manona. Stavo dicendo per farti capire la profondità del russo del Brixen sull'ala sinistra, può permettersi di alternare da Piran e al Non so secolo. se mi spiego, dice <ride> Paracadute. 2 tra i migliori due in quel ruolo anzi probabilmente i migliori due giocatori italiani però avendo due così bravi ne devi sempre far giocare uno alla volta ecco che mi va ancora avete visto cosa stava entrando se non fosse scivolato entrava lì eh. Aveva, si era già fumato il secondo giocatore del Bressanone perché quando è così basso come fai a prenderlo fa un cambio di direzione a 40 cm da terra cosa spingi l'aria non riesce quindi, non lo puoi più prendere. Quest'anno deve assolutamente segnare per rimettere sì. in parità la partita. Siamo poco più di metà del secondo tempo. Sì. Siamo, anzi siamo entrati nell'ultimo quarto di gioco. Ma i è in campo non lo vedono? Lo tiene in panchina. Sì, Ovviamente mm. lo fa cambio attacco di difesa per sì. non rischiare che Per non rischiare in difesa, mm. è, è fondamentale per il gioco offensivo. Quindi preferisce. Uh, che brutto passaggio! Eh, rischiato doppia sì, Salvati sì. l'ha evitata per un pelo ah, Salvati la riprende, va che va bravo Salvati eh, passivo passivo, sì, azione un po' confusa per il Cassano, giustamente alza il braccio la, cop la coppia arbitrale, passivo un passaggio, poi un tiro in sottomano ma viene murato e poi il rimpallo favorisce da Piranna è il famoso più due del Brexen abbiamo Stricker Collo di Cassano che si è riportata in 5-1 con Ivan Salvati in posizione di centroavanti ma non di lo scompare. vedo però in ballo in campo, giusto? Lo no, tiene no, per allora fine partita, esatto? farlo riposare in questa azione, il larga il gioco. Brixen collo di uno contro uno, e ancora una palla a Piuto, ma ancora arriva gliela diamo, gliela diamo, riva, oh, è andato, distinto. È andato distinto era già giù, è riuscito a prenderla. un'altra croce per volare. Invece... Eh, eh, ciao! Mm. E poi Stricker da parte opposta che riporti i suoi avanti di due. Sì. Cassano non sempre riesce. Mazza esce Mazzo, non ho capito perché è uscito. Mante c'è cioè, bisogno semplicemente di un po' di turnover per ah, averlo fresco nel finale, però è ma cara, perché questo, questo turnover con due Gevincelli centrale Cesino Sinistro, ricordiamo cosa è successo al primo tempo, però Savini non lo molla, eh. sì, diciamo non si può permetterti a fuori Savini e Mazza contemporaneamente, probabilmente fa riposare Mazza e poi se poi proprio dai minuti a Savini lo faranno. Quando... CETETE! Questi sono due minuti anche! E sono due minuti abbastanza anche sì, gravi. Credo che ci possa essere anche. Vediamo, no. Sono due minuti semplici. Pensavo che con il conciliamo... Con quello potessero... a fallo lì da dietro Luca. Ma ce li ha già due minuti lui? Attenzione perché c'è ancora due minuti alla panchina del Cassano. Per il potesse perché. Segnaliamo. Poi gol di salvati. Ma il numero che ha preso due minuti non lo vedo ancora. È il numero 11. Ah no, perché stricker era già fuori, quindi doppia fetta numerica. Vediamo chi. Ah oh no, era stricker, era stricker allora, sì, sì era, sì, era lui, era lui. Così, sì. Ma era il primo per stricker. No, per stricker era il secondo anche per lui. Ok, iniziano ad essere piene le caselle mm. per i giocatori del Brixen. Abbiamo i balli e stricker con due volte due minuti e siamo al. 48 minuto, mm. quindi dovrà gestire con oculazione di gara sì. Ciutura. Guarda che è entrato i balli, eccolo. Ora ovviamente Bicchen giocherà senza fretta per gestire questa inferiorità numerica. Una rete di vantaggio ma possesso palla per uh, gli Tesini. ha spostato momentaneamente I a terza destro. Carica. E di, ti può anche permettere di Dampiran sì alla sinistra ma... All'occorrenza, qualche azione può anche giocare terzino come in questa situazione. si! Eh, guarda sì, che gol sì. ha messo lì. Gianluca D'Apiran, sottomano. Sottomano, angolo lungo, bellissimo. Gesto tecnico fantastico. 22 Bressanone, 20 Cassano. Cambio regolare. Cambio regolare, sì. Hanno Infatti. tentato in extremis di. Infatti, di ho notato sembra. una roba, dei movimenti strani in panchina. c'è il disegnatore che sta parlando con uh, e infatti glielo sta facendo vedere coso, due minuti <ride> hanno captato attenzione, un momento critico perché io ho visto il giocatore che usciva in fretta e furia era proprio i balli quindi Ci. sarà lui l'uomo in più in campo è il terzo a, due minuti sarà lui a colarsi due minuti vediamo a chi viene assegnata l'impazione due minuti hai ragione Luca è il terzo due minuti, eh, sì. cartellino rosso. Cosa abbiamo detto il primo tempo, Luca? Grossa ingenuità. Grossa di, ingenuità di della, del Bressanone. Perché hanno mandato in campo un nome in più, ma quello in più era proprio Ibales Se c'era uno che non dovevano mandare in campo. <ride> Ora quello, potevano mandare in campo chiunque sbagliando a contare, ma non Ardian. No, perché aveva già due minuti, aveva già due volte due minuti ricordiamo che Bressanone in vantaggio 2 gol 22 a 20, siamo a poco più di 10 minuti dalla fine, vuol dire che spazio ce n'è, il secondo che rischia sappiamo che è Stricker ora ci sarà doppia inferità numerica per, per i Bressan quindi sì, beh sono in 5 Luca però, sì infatti adesso rischiano perché uno deve uscire ragazzi cioè, vorrei suggerirvelo, per me va bene se state capi il 6 ma per fortuna che non era ripartito il gioco Luca. Eh. Per fortuna che non era ripartito il gioco perché se faceva ripartire il gioco era un, giocatore, un altro giocatore in più. Adesso fanno il cambio che è mica tanto regolare perché è entrato... Ah, no, gi gioco fermo, Ok, buono. va bene. Come diceva Luca, quattro giocatori del Movimento del Bressanone. Ora... Vabbè, la doppia superiorata durerà solo un minuto e, e 11, poco Bisogna suttarla e sicuramente di questi. Diciamo, i prossimi due minuti saranno decisivi per capire se Cassano riuscirà Può a rientrare in gioco oppure sì. il Brix prenderà il volo in maniera definitiva. Questo possesso palla è fondamentale yes. anche i prossimi due o tre Sì, Perché Brix non potrà fare attacco lungo perché ovviamente. Potrebbe essere soggetto a passivo. Giocheranno extra per ma, ma sono 5 pallo, contro 6. Esatto, rimarranno comunque in numerica anche rinunciando al portiere. Eh. Quindi... Dai ragazzi, dai vai. Vai, vai, il vai, dai, 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 match. dai, dai, subito, subito. Eh, no! Dai, dai, dai ragazzi, eh, dai! Andiamo passivo, incredibile! E segna, va bene, ci voleva, grande Bassanese. Devo dire 100% Bassanese eh, caro sì. Luca. Due gol e due recuperi palloni fondamentali Bravo Stefano a entrare concentrato entrare e dare il meglio subito È stato come se avesse giocato dall'inizio Quindi fondamentale, segno di maturità Assolutamente, Stefano, concentrato, panchina, voglia in di in, gioco Nella nostra squadra è già uno dei più grandi Ma ricordiamo ragazzi eh. di 23-24 anni Persa, molla la, la palla, molla dai, ehi, 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 è buona, è buona, è in power play, parità. Anche Bressanone devo dire ha fatto un, un certo numero di, chiamiamola imperfezioni. Ingenuità, ingenuità. <ride> Era sotto il Cassano di due, gli hanno dato l'errore sul cambio di balli, cambio definitivo, fuori i balli, power play, ecco ancora, oh, attenzione. ha recuperato un giocatore ma ha rischiato di perdere palla come entrato. Era grande seriche. Savini, grande difesa pulita del Cassano è un momento topico 33 secondi in numerica ci sarà anche il passivo passivo, eccolo lì ah, grande wow, grande Dorio grande Dorio gli è Dario andato è a vicino senza commettere non... fallo il resto l'ha fatto Riva perché il tiro era molto dall'angolo chiuso, poteva tirare solo sul suo primo palo. E Riva lì era, era piazzato e gli è rimasto per fortuna. È benissimo. Con e benissimo. Ancora 8 ma... secondi di superiorità numerica, Luca. Mazza. Che brutto. Eh sì, eh sì. Era brutto all'inizio, ma è andato tutto bene. Più uno Cassano. Più uno Cassano con fuori i balli e con Striker con due volte due minuti, caro Luca. Che sanno che ha fatto Cinque, fare. 9 8 alla fine. La numerica su Tata al meglio, partita di 3-0. Avevamo detto che quei minuti lì segnato subito ora ha segnato però, Bassanese. Ora bisogna confermare. Su il momento di difficoltà. Picossale. Sì, del pixel, disorientamento del Brixen. Ha recuperato tutti i suoi uomini, quindi ora potrà giocare con più lucidità. Eh, questo 2 minuti, questo sì. due minuti l'ha sì, sì, sì. tirato giù Mazza con uh, non so se rigore, ma due minuti sì, potrebbe sì, anche essere rigore. Sì. Primo due minuti anche per uh, Mazza. Federico Mazza. Molto bravo questo giocatore del Brixen, non aveva più ciance, cambiato portiere. Germano Albanini, Germano Albanini, tenterà di neutralizzare. Credo Adesso, che sarà sempre fare. Se Adesso gli hanno detto: attenzione il tiro in mezzo alle gambe. Fa, vai da tutte le parti, ma tieni i piedi chiusi. Attenzione, tutto pronto, eccolo lì: 100%. Eh, sì, eh, lo fa sedere. Questa è una grande ingenuità. Si, sì, diciamo. Tu puoi gli aprire gli ha, le braccia, ha, ma, devi sì, gambe, ma devi tenere il controllo. Sì, ma devi tenere il controllo. Sì, ho capito, però, ma è. devi tenere il controllo i due piedi per terra. 23 pari, devo dire che con, in un momento criticissimo per Sanone grande recupero palla grande rigore di Stricker e ah, si è tenuto in, uh, in gioco c'è l'ala liberissima c'era l'ala liberissima, passivo mi va ancora Bassanese primo palo dove l'ha messa quella palla lì, Bassanese ha detto qualcosa a Volarevic che gli è uscito due minuti a Bassanese gli ha detto qualcosa a Volarevic perché gli è uscito col corpo contro. Stefano Ho visto. Un gol dall'angolo non chiuso di più, poi però va a, a, cioè a, a dire qualcosa. Al portiere che è diciamo, uscito a catapulta sull'ala senza fermare la sua abbrivio. L'arbitro vede Bassanese che ha appena segnato e lo caccia due minuti tanto c'è da dire che due minuti prima era di Salvanti e non di Mazza e vedevamo marzo. Federico in campo invece sul tabellone giustamente ci ha segnato 1.43 Cassano che si riporta avanti di una rete ma attenzione ora la doppia inferiorità è per Cassano e eh, si ribalta la situazione adesso ci parla sul Bressanone manca però adesso viene richiamata anche la panchina quindi ci sarà munizione per la panchina Beh, o però, due minuti. Però attenzione in questo caso. In questo caso vediamo che c'è, cosa succede. Attenzione. No, credo che ci possa essere... Due minuti. No, eh, possesso palla nostro perché il gioco era cominciato. Attenzione, perché credo che possa esserci un cambio di possesso palla. Bisogna capire se c'è stato il tempo che, la, che il commissario prendesse il fischietto, quindi voleva già fischiare prima dell'inizio del gioco, però il gioco era cominciato quando è arrivato il fischio del commissario di campo. Quindi in teoria c'è un cambio di possesso vediamo i giocatori del British Infatti che si portano in difesa di... la... possesso palla Cassano la decisione... che tiene la su... 24 la decisione di ammonire la panchina è venuta quando il gioco era già ripreso quindi cambio di possesso palla come da regolamento eh, questa è un'altra ingenuità ma per, ne ha fatte stasera il Bressanone del, soprattutto in, in panchina la gestione sì. della panchina abbiamo visto un giocatore in più che è stato i balli cacciato per la terza volta due minuti poi stava ripartendo il gioco aveva un, giocatore, un quinto giocatore in campo senza che ripartisse il gioco si sono accorti prima che ripartisse il gioco ora possesso palla con doppia subita numerica preso <ride> la sanzione alla panchina quindi. Pa cambio di possesso palla Cassano in quattro in difesa ritorna in possesso palla mannaggia ora per eh, il Cassano c'è solo da far correre il cronometro, limitare i danni Andare al tiro solo se si è sicuri, non di più, sicuri proprio al 102%. Andiamo al passivo. Eccolo Uno, qua. Uno, due. Blu, mazza. Prova a liberarsi. Passi passi, 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 passi. Due minuti a Mazza. Ha tenuto la palla, sì. sì. Sì, sì, sì. Tenuto la palla. Mazza dovrebbe andare in panchina e basta. E ce la siamo giocata, Luca. Sì, doveva... Lo scopre sì, a guadagnare qualche sì, secondo Sì, però molli subito. Ha tenuto la palla un secondo Un secondo l'ha tenuta lì. C'era il contrasto difensore, ma ha accentuato un po' troppo. Assolutamente, sì, ci Non sta. me la sento di criticare l'altro. No, assolutamente, caso, perché lui quel secondo la palla l'ha tenuta dopo il fischio. C'era sì, il contatto avversario. Lui non è, doveva neanche esagerato. riprendere la palla quando stava risalendo la terra, doveva lasciarla e andare via. Ora attenzione perché abbiamo 27 secondi di tripla inferiorità numerica. Come diceva Luca, 3. Non, non c'è più spazio sul tabellone. Speriamo nella munizione della panchina. <ride> ma mica sempre succede, però il Cassano è sopra di uno, Luca. Sì, sì, però l'importante è questo, esatto. Adesso stringere i denti, limitare i danni, non prendere prima Brixen in questa situazione ha preso un parziale di 3-0. Sì, Ora fatti. sarebbe importante magari concedere una rete, ma non più di quella. Fatile, però quando difendi in 3 in meno. Uh! uh Strinker! Che palla che ha dato Maz! Che palla che gli ha dato a Saita! Cioè rubare Se palla sei in più. 6 contro 3. 6 contro 3, questa palla di Saita. Cioè. Sì, ma Strinker che va. C'ha. 5 gio giocatori in movimento va a darlo sulla diagonale dell de della sua ala coperta da Saita, impressionante un giocatore. siamo solo due in meno siamo solo due in meno, fatelo dire Volare vi scendiamo ma, ma Libresa non ne dovrebbe andare a 6.000 all'ora, 6 all contro 3 6 contro 4 ma che passaggio è è ma, mannaggia anche, anche Bressanone ha fatto un passaggio. e Ha rischiato che fosse intercettato anche questo. Parità 24, stiamo, stiamo vivendo di tutte. Certo che Stricker dà l'ala con Saint lì. <ride> contro, con tre giocatori, 6 con contro tre. Abbiamo recuperato un altro, quindi siamo uno in meno. Bassanese. 5 alla fine. Cosa ne promette questa partita? Qua ragazzi? Bassanese male il punteggio. Wow, è entrato! Entrata la Bruna. La posizione impossibile impossibile. La palla prende Volarevic e gira. Ed è... E segna ancora! Striker va Strieker a va recuperare. Perdonare. Si fa perdonare la palla che ha perso. Diamo Cassano 4 secondi di inferiorità. Che minuti ragazzi, comitati a nove minuti alla fine, ne abbiamo visti di tutte qua. Parità numerica. Ragazzi, 25, è rientrato anche Mazza. Devo dire che ha fatto tre gol questo ragazzo qua, uno più strano dell'altro. Sì, stavo perdendo il controllo della palla Mazza, ma l'ho riuscito a recuperare gli estremi, ora... ah passaggio uh, rischiosissimo la prende il giocatore Bressanone e palla fuori ragazzi che grazia questo è ovviamente oh ancora con Mazza mannaggia cambio passivo 9 c'è sì, il giocatore amato. che ne dice qualcosa al suo, co al suo compagno di squadra detto, dove sei andato passivo 1 va subito Uè, ha perso la palla saline, Taxi saline, Savini sì, sì, sì. Sì. dai ragazzi Torniamo a difesa, inferiorità numerica, c'è Pivot. Scusa, due minuti, difesa in aria e basta. Area di Lavruno, ma, Massa o qualcosa. Diciamo, quello di Mazza sarebbe stato intervento di due minuti, sì. ma ovviamente è stato sanzionato la difesa in aria di Labruna prima. Ora oh, entra Morciardini. Prova Monciardini oh, ma siamo sette. sempre sulla legge dei grandi numeri noi Luca, eh. dobbiamo anche dire lo striker che va a tirare Quinto il rigore. Quinto tentativo per Stricker, vediamo <ride> se è quello Mannaggia. buono. Mannaggia, grande a guardare il portiere, a vedere come muove i piedi e piazzarla sempre bassa, schiacciata. Vediamo un po' Stricker, palla del più uno del Bresanone. E segna ancora, grande, grande Stricker, Sì! Uh, recupera la cosa che ha già fatto oltre dopo aver fatto quel tiro da centrale. Ha recuperato alla grande l'errore che aveva fatto. 5 su 5 dai 7 metri. Sì, che certo. si riporta avanti. Di una rete 26 a 25. Mannaggia, mannaggia, Luca. 2-30 alla fine. Quasi Savini, pivot, finale, mazza, scarica di qua. E eh, se non lo tiene. Che... Oh, ha perso la palla Saita! Ha perso la palla Saita che gli è arrivata lì non so come e l'ha persa. Allora, Mannaggia. Interventi. Andare a meno 2 adesso potrebbe essere... Siamo a 2 minuti definitiva. e 10 alla fine. Stricker parla, con i suoi. Parità numerica, 26 Brixen, 25 Cassano. 2 minuti ora alla fine. Momenti intensissimi. Vediamo come se la gioca... E va a segnare, che è un bellissimo gol della Sanoneb, poi quello lì che dicevi te, ha fatto 4 eh. gol in certi momenti, detto quando succede qualcosa te la do a te. Sì, sembra completamente abuso rispetto sì. al gioco. Però non, non, prende però... la ciappa la fa lo schema 12, te lo ricordi? Chiappa la balle e tira quattro gol. Io per Bersacov ho 5 reti eh, eh. Su, su cinque tiri. 5 eh, tiri, tiri e in certi momenti dove il Cassano va bene. Grande partita cioè, del Cassano. Anche una volta ha dato l'impressione di essere uno che passa lì per sbaglio. No, ha eh, detto Però, eh, però la quando è è Però quando passa lì per sbaglio, so che i compagni eh, di squadra la palla gliela danno. Ha, così facendo non dà riferimenti no, infatti, alla difesa. Dice stato terzino che spacca l'arco. Chirurgico. No, chirurgico lì e i suoi compagni di squadra sanno perfettamente quando dargliela. Mannaggia 27 Bressanone, Cassano 25 che adesso ha minori chance però ne abbiamo viste di tutti i colori. La Bressanone si è complicato la partita alla grande come abbiamo visto in quei momenti lì e ha anche saputo poi riprendere. E comunque tolto Stricker che su Otto ne ha fatte cinque da dischetto per il uh, Lettone Marius of classe 86 è comunque il miglior marcatore del Brixen per quanto riguarda il gioco in movimento. Yes. Ora che stanno a due minuti scarsi per recuperare due reti. Eh sì, sono un minuto e 43 secondi che vuol dire andare subito a segnare e poi sperare in un attacco lungo con passivo per Bressanone e giocarsi l'ultima palla del pareggio. Questo è il regolamento. È entrato un Visentin però, sì. eh? ma il mi è Vincere. uscito... No, giocheremo con il doppio pivot. E siamo, ma ma oh, è Savini, dove, è qua. qua. Siamo in extra play, quindi sette giocatori in movimento. Cerca il tutto per tutto. Bellotti, non c'è più nulla da perdere. E, e va dentro, Savini. va dentro, segna 1 e 30. Possesso palla Bressanone è si è verificato una delle due cose che abbiamo detto. segnare subito. Fatto rischiando Uh, anche che palla! Di movimento per creare Cosa pesa quella palla lì? Ed ora c'è time out Brixen per Ciutura. Ma mi sembrava che se le fossi già giocati tutti. No, oh. no, ne ha, ne, ha tre, ne ha tre. Avevo visto tre palle prima io, però oh, va bene, non dico niente. Un minuto e 13 secondi al termine, Cassano deve recuperare una rete, ma prima di la palla. palla. Perché sì. quando riprenderemo il gioco, il pallino sarà in mano bianco-verde del Brixen. Ah uh ah. -uh. Ok, quindi Beh, ne abbiamo comunque, visto di tutto, diciamo come diceva però il Cassano non ha mai mollato. Cassano sta giocando alla pari con, ricordiamo, Bixen è capolista imbattuto fino a questo momento. Quando alcune settimane fa, dopo la sconfitta con il Pressano, nell'intervista post gara Bellotti ci ha detto noi siamo una squadra strana così, noi siamo in grado di giocare alla pari, pari con, con tutti, tutti. vincere e perdere con chiunque. E lo sta dimostrando perché dopo quella sconfitta ci sono stato il pareggio qua in casa sempre con Fasano. La, la vittoria in trasferta a Eppal contro Bolzano che comunque sono due squadre di alta classifica ed oggi a piacere guerra di risultato ah, abbiamo alla giocato, giocato alla pari con il Brix. Quindi... Abbiamo due volte, siamo andati in vantaggio di due gol e quindi se vediamo come Brixen giocherà questi ultimo minuto e 13 secondi ci sarà certamente un passivo se non è un gol e questo vorrei dire poi per il Cassano la possibilità di giocarsi in pareggio vedremo cosa farà Brixen ovviamente Ciutura in queste occasioni qua è molto chirurgico, molto preciso perché ovviamente vuole dai suoi giocatori uno schema preciso una condizione, una superiorità numerica e uno schema di gioco ben preciso 5-1 per il Cassano Ecco, vediamo. Mazza. Pivot va. Oh. Wow! Cosa mi ha fatto? Sbuca da nulla Striga, perché sembrava un passaggio destinato a uscire dal campo. E questo è questo rigore. Questo è rigore. Questo rigore. Chiama Minuto, chiama timeout Bassanese. Timeout. Sì, è costretto a chiamare time out uh, la panchina per fermare il tempo. Perché gli arbitri avevano assegnato il tiro dai 7 metri, ma però non c'è time out, quindi il tempo è stato fermato dagli arbitri, non, a... sì. non da Bellotti appoggiando il calcio. No, no, non i time out, time volevo dire, certo. Vediamo cosa mi fa mazza. Giusto, ci sono gli arbitri che stanno parlando, si allontana dai 7 metri. Eccomi mi mazza. Possibilità del... del... E segna subito, 27-28, Bressanone ha praticamente 40 secondi di, di gioco di movimento, sarà caccia a tutto il campo, vediamo, Mazza che va, 20, 20, 30 secondi alla fine, adesso abbiamo, ok, Stricker che mi va su... Eh, va a segnare Stricker ed è finita ragazzi. È finita, mazza cambio 15 secondi alla fine. Va a pivot libero, ci va 9 metri è finita così. Cassava Bressanone 29, scarico su Mazza. Ed è finisce così, ragazzi. 3 secondi alla fine, Mazza tirerà. Vince Bressanone 29-27. Bella partita con tanti momenti eccetera eccetera e Bressanone dobbiamo dire che ha meritato, ha sbagliato tanto ma ha saputo recuperare. Cassano è sempre stato, è stato sotto due minuti, solo due gol solo alla fine perché ha sempre recuperato. 29-27, bella partita, è stata una bella sponsor sì. per uh, chi vuole vedere giocare una buona palla mano il merito agli ah, avversari. Cassano oggi non porta a casa punti, però rimane grande con una grande coscienza una di sé. Sì. Giovani crescono, in mezzo, quindi sicuramente c'è da lavorare per evitare ancora quei piccoli errori che sono fatti. però c'è da limare i particolari. Ma il grosso del lavoro ci sembra che sia stato Assolutamente. E... Grande Balsanese con sua entrata. Savini, indiscutibile. Mazza, indiscutibile. Lo stesso Dorio che si è un po' perso nel secondo tempo perché non è stato tanto servito, però. Molto bene il giocatore bene. del Cassano, anche l'allenatore che ha provato veramente delle combinazioni lineari di cambiamenti alla grande per cercare di come dire, disorientare anche il Bressanone. Le abbiamo provate tutte, merito al Bressanone e viva il Bressanone e viva la Palamano. Ora c'è poco tempo per recuperare perché in settimana ci sarà il turno in fase settimanale, quindi i nostri ragazzi saranno impegnati a... A Sassari mentre per il Bixen classico derby contro Bolzano, l'appuntamento per mercoledì, noi l'appuntamento lo vediamo invece domani pomeriggio quando sempre qua a Palazzetto Tacca ci saranno le ragazze contro Teramo, io concludiamo ringraziando ovviamente Davide Cenci a telecamera, Cristiano Bragion alla Console Tecnica e buon Davide Bianchi che ci ha coadiuvato dall'alto come regista e Luca e Cassio vi congedano con il classico, buona Palmano a, a tutti, tutti. Ciao. mollateci, ciao!